sovrapposti, e poi abbiamo lasciato un'ultima, e comunque le tematiche che sembreranno essere generali verranno viste sempre con l'occhio dell'IT, dell'uomo dell'IT. E poi una tematica più specialistica, pensata un po' più per i profili C e quindi per i comuni più piccoli che hanno bisogno di, diciamo, di personale più attivo, ma sempre nella logica di immaginare che la preparazione scolastica, universitaria, tecnologica o da smanettoni in qualche modo ce l'abbiano, l'obiettivo è quello di fare sempre degli interventi pizzicati, diciamo verticali sulla parte IT, in una logica di panoramica e di ricaduta concreta su quello che può essere l'impiego sull'amministrazione. In estrema sintesi abbiamo identificato le quattro tematiche, una particolarmente trasversale che sono gli strumenti normativi e parliamo sostanzialmente del codice degli acquisti e degli appalti, che è l'unico su cui non mi sento di spendermi in particolare sulla verticalità. Quello che noi faremo è, facendo fede alla richiesta di formare diciamo, commissari di gara anziché RUP, di fare un taglio e di non raccontare il codice degli appalti nella sua complessità e grandezza, ma cercare di fare un taglio per quelle che possono essere le imbeccate iniziali, per chi poi dovrà svolgere questo ruolo. Ovviamente non immaginiamo, siccome le ore sono poche rispetto alla grande quantità di informazioni o di formazioni da erogare, non immaginiamo. Immaginiamo di dare comunque degli highlight a tutti, di dare comunque un minimo di profondità agli argomenti, però restano comunque degli spunti su cui poi, nella pratica, gli stessi lavoratori, man mano che gli serviranno questi strumenti, dovranno approfondire. Per quanto riguarda invece le altre tematiche, abbiamo previsto una tematica, io la chiamerei politica nell'ambito IT. Perché andiamo a riguardare con gli occhi dell'informatico e quindi anche con gli occhi di chi deve in qualche modo, come dire, fare un capitolato tecnico oppure guidare una fornitura di quelli che sono gli scenari e gli orientamenti tecnologici della pubblica amministrazione. Quindi andiamo a rivedere l'aggiornamento del piano triennale che è del CAD e quindi quali sono gli elementi principali che possono interessare, diciamo, nell'immediato, anche alla luce dei servizi che già ci avete citato e che sono in essere e in sviluppo nelle vostre pubbliche amministrazioni. E poi vorremmo fare un modulo, un focus invece su diciamo, le infrastrutture, i kit, i framework che vengono utilizzati e quindi anche spinti, sponsorizzati nella pubblica amministrazione e quindi dal CAD. Per quanto riguarda i siti web, che è una tematica abbastanza ricorrente per tutti, perché ormai qualunque tipo di comunicazione, al di là dell'applicazione web, poi viene messa dietro un sito o un portale, tra cui andremo a trattare anche un po' di linee guida e di kit che sono disponibili. Un'altra tematica invece importante che abbiamo immaginato è più di natura, come dire, design e sono sicurezza, architettura e tecnologie. Qui sostanzialmente andiamo a trattare il GDPR, il codice della privacy, e sempre in una logica di ricadute per chi pubblica un sito web e quindi deve capire che cos'è il tecnico che deve capire che cos'è l'informativa, che cos'è il consenso, che cosa sono, diciamo, le ricadute sui cookie, le ricadute sulle profilazioni. Quindi sempre fermo restando che c'è una parte normativa che va inquadrata, quindi l'idea è sempre quella di dare delle ricadute nella privacy dei dati dell'uomo dell'IT che anche quando deve gestire la creazione di un account rischia di gestire dati personali. Non può mancare una panoramica sulla cyber security, dove qua non immaginiamo di creare né hacker né persone che, diciamo, che combattono gli hacker, ma nel dare delle panoramiche sulle buone prassi e su come si organizza la cyber security. E
E poi l'ultima tematica invece è quella delle operation, che è quella che dicevo prima, un po' più orientata ai livelli di istruttori, dove l'idea è quella di andare a dare un occhio sulla gestione delle reti locali, ma in una logica di progettazione, di ricomposizione, le logiche delle DMZ, sempre in una logica un po' di protezione. E poi un tema che può essere rilevante da quello che abbiamo colto è l'assistenza agli utenti. Quindi alcune puntualizzazioni su come immaginare l'assistenza agli utenti, come organizzarla e come realizzarla. Quindi quattro tematiche con dentro dei moduli che possono essere, diciamo, anche cicciotti nella loro evoluzione. Adesso il dottor Murgioni vi illustrerà per ogni modulo quali sono le finalità, quindi gli argomenti principali, che diciamo il taglio che cercheremo di dargli. Giusto anticipo, ad esempio, il discorso ti lascio subito la parola, Mauro. Il primo modulo, che era il processi e procedure acquisti appalti. Dentro, come vedevamo, gli argomenti sono il codice degli appalti e le direttive, i protocolli dell'ANAC che ci sono in questo momento in vigore. Vedete, la finalità è quella di concentrarsi sugli aspetti del RUP, del DEC e dei commissari di gara. Così come per quanto riguarda la piattaforma MEVA, l'idea è quella sì di fare una breve introduzione, un inquadramento di quello che sono, ma addirittura provare a, specialmente per gli uomini dell'IT, ad entrare nella piattaforma e quindi a capire meglio come funziona dal punto di vista operativo, sia per gli acquisti o per l'uso che ne devono fare loro, sia in una logica di assistenza agli altri utenti. Mauro, ti lascio la parola per gli altri argomenti. Includerei in questa trattazione anche la questione ANAC, perché ci sta un'anagrafe di quelle che sono le procedure, ci sta l'anagrafe di quelli che sono i responsabili del procedimento, diciamo le ultime evoluzioni anche con delle piattaforme, comporta anche questo tipo di attività che non è esplicitato nel codice degli appalti, ma che comunque fa parte dell'iter procedurale nel momento in cui si mette a gara una procedura o si aderisce. Quindi anche fare riferimento a quello che è il CUP, a quelli che sono, cioè, gli indici diciamo, di identificazione univoca delle procedure di gara o delle adesioni poi alle convenzioni. Quindi inserire anche questi elementi, dando chiaramente una infarinatura generale a tutti coloro che poi verranno coinvolti, dicendo: guarda, non c'è solo questa figura, ma ci sono anche poi questi adempimenti ulteriori in ambito ANAC. Quindi faccio riferimento appunto a quello che è il CUP, l'altro termine sinceramente non lo ricordo, però questa era. Mi scusi, ingegnere, giusto per una mia cultura, ma l'interfaccia col CUP, nel senso lo scam, come dire, istanziare poi il finanziamento sul CUP, è una cosa che farebbe l'uomo dell'IT o lo farebbero coloro Stiamo che parlando sono di CIC e nell'amministrazione? CUP quando c'è anche un investimento. Di solito viene fatto il Esatto, responsabile del CIC e CUP. procedimento. Sì. Cioè il responsabile del procedimento deve avere le credenziali su Perché cui le c'è avevo. l'ANAC nello specifico. Il CUP, non so se a chi faccia capo come sistema. Noi abbiamo una persona che inserisce CUP come direzione È il e tesoro. quindi la creazione del CIG innanzitutto e poi del CUP è fatta direttamente e comunque governata dal responsabile del procedimento. Anche perché soprattutto il CIG è quello che poi deve Ok. accompagnare l'emissione delle fatture e le liquidazioni, cioè è il codice parlante per tutte quelle che sono le transazioni finanziarie legate poi alla gestione finanziaria del processo. No, conosco i temi, pensavo semplicemente, la mia ingenuità è stata immaginare che ci fosse una direzione che si Allora, occupasse proprio dell'istanziazione della Quelle gara, che quindi sono le partisse procedure col gestite CIG direttamente e poi. dalla centrale acquisti, sì, è così. Però comunque noi siamo una struttura abbastanza complessa, nel senso che abbiamo una centrale acquisti che centralizza tutte le procedure, però la centrale acquisti gestisce quella che è la procedura,
dall'emissione dell'avviso all'aggiudicazione. Nel momento in cui c'è l'aggiudicazione, il contratto o la convenzione viene stipulata dall'ufficio che ne beneficia, che sto io. Se io devo realizzare il nuovo data center, devo acquistare dei server, devo avviare la procedura di gara e la procedura è gestita dalla centrale acquisti. Però poi, che ha un suo responsabile il procedimento. Poi, però, nel momento in cui c'è l'aggiudicazione, la stipula del contratto viene fatta dalla mia direzione, io firmo il contratto come Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione e c'è un responsabile il procedimento che da quel momento segue il ciclo di vita del contratto. E quindi il CIG è di quel contratto e quindi chi genera il CIG è il mio responsabile del procedimento, cioè il responsabile del procedimento della mia direzione e non quello della centrale acquisti che segue solo la fase, diciamo, che porta all'aggiudicazione. Quindi fino al decreto di aggiudicazione è la centrale acquisti, ma da quel momento in poi è l'ufficio che ne beneficia, comunque l'ufficio che poi paga. Ecco. Non so Grazie se del in uffici più chiarimento. piccoli, quindi in comuni che hanno chiaramente un livello di complessità minore, ci sta invece un accorpamento. Nel caso di regione, devo supporre anche del comune di Napoli, adesso non so il comune di Benevento come è organizzato, ma nel caso di enti abbastanza complicati, organizzati in maniera molto ampia, credo che nel caso di regione è sicuro perché porto l'esperienza, questo tipo di esperienza, in caso di altri enti non so come avvenga questa separazione, diciamo, di competenze. Non so se l'ingegnere De No, Kemmerer vuole posso solo aggiungere qualcosa. confermare che gli adempimenti sono gli Pure va stessi, bene ovvio che le così. dimensioni cambiano e cambia l'organizzazione. Noi per esempio non abbiamo una centrale acquisti, abbiamo previsto, come l'ha prevista sulla carta, ma non è mai stata attivata in modo trasversale per tutti i settori dell'ente, per cui ciascun settore provvede ai propri acquisti gestendo le varie fasi in cui entra appunto la tematica del CUP e del CIG se attinenti, quindi diciamo, almeno sapere avere una panoramica di questi concetti è comunque utile, quale che sia l'applicazione, anche semplicemente nel dover seguire una parte di una gara che è gestita da un RUP che è a un livello più alto di quello della figura che ci interessa, magari. Ok. Sì, Mauro, se bene, puoi procedere. grazie Nicola. Allora, il secondo gruppo, diciamo, di argomenti che abbiamo individuato in base alla focus group precedente riprende, insomma, il discorso del piano triennale per l'informatica, la pubblica amministrazione, il CAD e la digitalizzazione. Argomenti che sono stati rinforzati dall'ultimo decreto, appunto, diciamo, estende ulteriormente il CAD e quindi rafforza anche la necessità di trattare questi argomenti in vista della formazione di funzionari, istruttori, quindi personale ICT nelle pubbliche amministrazioni locali. Quindi una conoscenza, chiaramente qua le ore a disposizione non sono tante, divise tra moduli formativi e laboratori, cercheremo di esprimere, ecco, questi argomenti nella modalità più consona, quindi prendiamole non tanto come approfondimenti verticali che prenderebbero una marea di tempo, ma più come un livello di conoscenza che permetterà poi in seguito un approfondimento. Gli argomenti quindi da trattare saranno l'integrazione dei servizi all'interno, quindi sappiamo che PagoPA è integrata nelle API di I/O. Così come l'autenticazione viene svolta con lo SPID e il CIE, e quindi richiesta anche integrazione con l'ANPR, l'Anagrafe Nazionale. Quindi la conservazione di documenti informatici, open data e interoperabilità, questi sono i tre argomenti, diciamo, principali che abbiamo ritenuto prendere in considerazione per le vostre amministrazioni utili come conoscenza da parte dei tecnici che andranno a lavorare con voi. Anche quel tipo di approfondimento, soprattutto
argomenti molto vasti come l'open data e l'interoperabilità, già il fatto di, probabilmente, di andare a conoscenza, ecco, che il tipo di dati che un'amministrazione può avere, ecco, può esporre e come lo si può dare verso l'esterno per permettere integrazione in altre applicazioni o viceversa, portarlo all'interno delle proprie applicazioni e condividerle, ecco, già questa panoramica sarebbe già un buon risultato. Posto, per quel che Prego. riguarda le tematiche di Open Data e in parte anche sulla parte di integrazione dei servizi, per essere semmai al di là dell'aspetto più teorico, anche degli elementi, se possibile, più pratici, si possono anche coinvolgere le persone della regione che si occupano tanto di interoperabilità, ma della parte Open Data e in certe parti anche della parte di integrazione sia per Pago PA che Respeed, in maniera tale da avere anche, diciamo, un'applicazione pratica, cioè far capire, che so io, facendo vedere la piattaforma di Regione Campania, quindi che vuol dire integrare dei tributi in Pago PA, quindi dare anche degli elementi pratici al di là poi dell'aspetto teorico, così come si crea un dataset, qual è il processo per la creazione di un dataset, in termini anche di catalogazione di rank del tipo di dato, con un, diciamo, con un calandosi verticalmente su quella che è la piattaforma regionale Open Data, che poi, e quindi con degli esempi più specifici, reali, ecco, se ci fosse la possibilità, se potesse essere ritenuto utile, secondo me potrebbe esserlo, in maniera tale che si calano maggiormente quelle che sono i contesti reali, potremmo anche garantire questo tipo di interazione. Sarebbero solo delle pillole, cioè rispetto a quello che è il modello di formazione sviluppato nel corso delle ore, si potrebbero poi inserire delle pillole, 10 minuti, 5 minuti, un quarto d'ora, focalizzate su questi aspetti. Magari dice, va bene, a parte l'aspetto pratico, teorico, vediamo adesso praticamente, che so io, che vuol dire integrare un tributo o caricare, qual è il ciclo di vita di un. Nella sequenza di attivazione di un tributo nella piattaforma che sto io di Regione Campania e Pago PA, piuttosto che qual è, diciamo, il ciclo di vita nell'elevazione a Open Data, quindi nella creazione di un dato aperto per un ufficio, per un ente. E quindi vediamo la piattaforma Open Data. Questo chiaramente vuol dire fare questo lavoro, questa pillola, interfacciandosi con le persone della regione che fanno capo poi al mio ufficio, che si occupano specificatamente di queste cose, persone capaci, in gamba, diciamo, molto sul pezzo, che secondo me possono dare un contributo valido a queste pillole. Certamente, mi sembra un buon suggerimento, insomma, poter integrare la formazione con esempi comunque di applicazione nella regione Campania stessa. Sicuramente mi sembra un ottimo suggerimento. Grazie. Passo alla slide successiva. Scusate, ecco qua. Qui invece ci concentriamo un attimo, diciamo sempre prendendo in considerazione il lavoro svolto in questi anni da Agid, dal team digitale, quelli che sono i siti web per la PA. È un tema che interessa forse più da vicino i comuni in questo momento, dico forse perché probabilmente la regione è già più attrezzata. Quindi il team digitale di Agid aveva delineato delle linee guida in quel gruppo che si chiama poi Designers Italia, andando poi a diciamo, focalizzarsi in queste linee guida, sono state poi diciamo, riunite con macro argomenti che sono la user research, il service design, user interface e content design. Essenzialmente una serie di argomenti per dire cerchiamo di disegnare i siti web delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dei cittadini. Quindi mettere al centro il cittadino e le sue esigenze e la comunicazione verso il cittadino. Diciamo una mole teorica, disponibile chiaramente liberamente, su cui dare una panoramica, andando poi a vedere in pratica come utilizzando i kit stessi Design Italia, come poi si è pensato ecco, di utilizzare questa massa teorica. Quindi da teoria poi una serie di kit, cioè di starter kit.
che applicano le linee guida che sono utili come punto di partenza per istanziare determinati processi o servizi all'interno dell'amministrazione. Le linee guida e i kit si basano su dei framework e su delle tecnologie open source, quindi dei framework quale Angular, React lato client side o dei front-end quale Bootstrap o Foundation, così come dei CMS, Content Management System, quale Drupal e WordPress, su cui dare anche qua una panoramica, una vista d'insieme, integrandoli nel discorso precedente, quindi dalla teoria ai kit, nella pratica e poi l'applicazione un po' più pratica di alcune tecnologie, utilizzando appunto questi strumenti open source, disponibili a tutti. Quarto gruppo, GDPR e codice della privacy. Ora, gli argomenti principali saranno definizioni principali, definizioni a base GDPR, diritto dell'interessato, progettare la privacy, trattamento con strumenti elettronici, l'amministratore di sistema e la videosorveglianza. Sono tutti argomenti pensati per l'operatore ICT, quindi una persona che si troverà o a che fare da un punto di vista contrattuale con un fornitore, quindi sapere che deve richiedere una progettazione privacy by default al fornitore o verificare che sia prevista nell'offerta che gli viene fatta, verificare in itinere o nello svolgere lavori o nel collaudo, ecco che tutto sia come previsto lato privacy GDPR, così come nel momento in cui si trova invece in prima persona a attivare i servizi, a progettare o mettere su un sito web, deve sapere, ecco, quali sono, diciamo, i paletti che la privacy pone allo sviluppo del sito. Mi vengono in mente delle attenzioni particolari, non so, il sapere per esempio che l'utilizzo di Google Font comunque fa sì che tu stia passando un certo tipo di dato a Google, così come se utilizzi delle API o dei script Java, utilizzando invece di portarli in casa, ti appoggi a un servizio esterno, stai passando comunque i dati. Ecco, tutta una serie quindi di concetti giuridici e calati nell'applicazione pratica di quello che sarà il lavoro del tecnico ICT. Riguardo a questo, scusate se ogni tanto intervengo, ma giusto per poter dare anche un orientamento più pratico. Noi come regione, quando si è cominciato a ragionare sul GDPR, ci siamo scontrati con la difficoltà da parte degli uffici diversi, da quelli che si occupavano di informatica, rispetto a quello che era il tema, perché GDPR è innanzitutto una nuova visione organizzativa dove la parte digitale è la parte operativa, ma servono le regole. Tant'è che il nostro responsabile GDPR non fa capo alla direzione ricerca, università e innovazione, ma è in capo alla presidenza, così come l'archivista. Cioè, queste sono figure, così come anche il responsabile open data. Cioè, che cosa vuol dire? Queste sono figure che devono prescindere dall'aspetto prettamente tecnico, cioè informatico, perché sono innanzitutto figure che devono, da cui deve, si deve dipanare tutto quello che è il modello organizzativo di gestione, dove appunto l'aspetto della sicurezza informatica è uno, probabilmente sarà quello più pregnante. A GDPR sono anche le regole di approccio ai dati, le regole di secretazione, i modi con i quali poi devi archiviare e registrare i dati, acquisire i dati di coloro che chiedono di accedere a determinati dati, le politiche di accesso ai dati, cioè tutte quelle che sono le policy che prescindono dall'aspetto tecnico. Questo secondo me andrebbe riportato in quella che è la formazione specialistica, cioè è chiaro che i destinatari saranno degli informatici, però quello che deve apparire chiaro, messo che non lo sappiano, è che innanzitutto GDPR è un modello organizzativo di governo di quelle che, di gestione di tutte quelle e di definizione di tutte quelle sono le policy di sicurezza ad ampio spettro, che poi in termini digitali informatici vengono calati in
quelli che poi sono gli argomenti che vedo poi nella slide. Questo, per quel che mi riguarda, è importante, non tanto per quello che è la conoscenza di quello che è il GDPR, ma soprattutto in virtù di quello che poi sarà. Cioè, qua si tratta di persone, di colleghi, quelli che saranno colleghi, soprattutto faccio riferimento ai funzionari, che verranno calati nelle realtà degli uffici. Nelle realtà dell'ufficio è molto spesso facile, diciamo, delegare qualcuno in virtù di un ruolo che si ha, senza andare a capire per bene alla fine dietro quel ruolo che cosa è previsto che si faccia. Quando io dico, ho detto poc'anzi, abbiamo fatto in modo che determinate figure forse fossero ascritte agli uffici della presidenza, cioè responsabile GDPR, responsabile open data, archivista capo, proprio per quello, cioè è in capo a determinati uffici che sono quelli di vertice definire le policy. Poi queste policy, scritte con la collaborazione degli uffici competenti, queste policy poi verranno calate in maniera, diciamo, gerarchica a tutti gli uffici che compongono l'organigramma regionale. Questo perché? Perché non può essere la direzione ricerca, che è un ufficio paritetico ad altre direzioni, a dare delle regole, a de delle policy che non siano solo di tipo informatica, ma siano di più ampio spettro, a uffici, diciamo, dello stesso livello. Quindi l'imprimatur deve venire dall'alto. Questo è il motivo per il quale poi si è fatta questa scelta in Regione Campania. Grazie, ingegner Merola. Ora, come avevamo detto nella premessa, l'organizzazione di questi argomenti e anche il tipo di approfondimento che si potrà dare, chiaramente tiene anche conto del fatto che queste persone dovranno poter lavorare o in un'amministrazione altamente strutturata come la regione, ma anche in un piccolo comune. Quindi la preoccupazione è riuscire a dare anche, diciamo, a dei ragazzi tecnicamente semi preparati, delle concetti anche di base giuridica e farli calare nella realtà lavorativa in cui dovranno trovarsi, che potrebbe essere appunto una realtà come la regione, così come invece il piccolo comune in cui sono bene o male, probabilmente dovranno gestirsi un po' tutto da soli, diciamo così. Passiamo quindi. Abbiamo parlato di privacy, da privacy parliamo allora invece di cyber security. Quindi cercare di individuare quali possono essere le buone prassi, le politiche, la creatura e gli apparati per garantire quindi, se prima ci preoccupiamo della privacy, adesso invece proprio della sicurezza delle strutture, insomma, degli apparati o quello di siti o, che si troveranno a, si dovrà gestire, insomma. Quindi i concetti base, passiamo, della cyber security, quindi fondamentali. Quella che è la governance, quindi fornire degli elementi concettuali, insomma, per quanto riguarda la governance e la cyber security, quindi le principali policy da implementare, e quali sono le principali tecnologie e applicazioni fondamentali della crittografia, dando quindi una panoramica su vari sistemi a disposizione di cifratura. La gestione delle vulnerabilità e i testi di penetrazione, cercando di affrontare i concetti di rischio, di vulnerabilità e quindi quali sono i test che possono essere condotti per andare a individuarli. Quindi il tema importante di risposta a incidenti, quindi avviene un data breach, poniamo, come si può reagire, come si reagisce al problema una volta che si è verificato l'evento negativo e quindi la serie di raccolta delle prove di logica forense e in logiche di recovery, quindi sia per fornire dei dati di analisi sia per cercare di diciamo, recuperare quello che è recuperabile. E infine le implicazioni sulla sicurezza delle tecnologie emergenti in evoluzione, quindi una carrellata cercando di guardare avanti verso le tecnologie emergenti ed in evoluzione, soprattutto per quanto riguarda le tematiche di vulnerabilità, minacce e rischi che hanno affrontato comunque
diciamo che è il core degli argomenti trattati precedentemente. No, prego, Nicola. Microfono spento. Volevo istanziare anche l'intervento precedente dell'ingegner Merola su questo. Siccome noi questo modulo lo prevediamo per tutti, perché secondo noi sapere quali sono gli elementi principali e organizzativi della cyber security è importante sia per diciamo, il piccolo comune che per il grande comune, sia per gli istruttori, sia per i funzionari. Mi serviva un attimo capire, volevo approfondire un attimo il tema della governance, che si ripropone un po' come quello precedente della privacy, del GDPR, perché, quando qui parliamo di governance, al di là degli aspetti più pratici e tecnologici, comunque parliamo di una serie di policy, alcune prettamente diciamo IT. Ma altre che possono essere trasversali perché prevedono comunque dei moduli, prevedono una procedura di autorizzazione. Ad esempio, penso a quella della creazione degli utenti, oppure penso a qualcosa di più importante come i piani di disaster recovery. Così come la risposta agli incident, qua l'idea è quella di fornire qual è il processo per poter organizzare. Come dire, un intervento o un piano di comunicazione, un'escalation o quanto è necessario per capire quello che sta succedendo e quindi intervenire. Quindi qua comunque parliamo di elementi. Ecco, volevo capire se nell'ambito magari della regione o del comune, che sono gli enti un pochino più grandi, questi aspetti di governance che sono anche un po' legati alle policy, se sono poi trattati dagli uomini dell'IT o dalla direzione che si occupa dell'IT oppure c'è un'altra direzione che se ne occupa. E poi volevo chiedere anche un'ulteriore informazione rispetto al GDPR di prima. Se intravedete che quel modulo di GDPR possa essere più orientato ai profili di tipo D, rispetto a quelli di tipo C, oppure se la nostra idea di trattare sia la cyber security che il GDPR per tutti quanti, è un qualcosa che abbia, diciamo, ha per voi interesse, ha per voi valenza. Ecco, quindi queste le due domande. Chiedo magari un giro veloce all'ingegner Merola, a De Chenno e poi a Golia, se possibile, all'ingegner Golia. Volte. Non sento l'ingegner Merola se sta parlando con noi. Non so se l'ingegner De Chenno vuole dire qualcosa in merito. Era più giusto iniziare dall'ingegner Merola, se non altro per i numeri sia dei candidati a prendere servizio, sia dell'organizzazione della regione, quindi per avere una in linea di massima. Io non lo sento e non so nemmeno se mi sente, a dir la verità. Dalla mia interfaccia vedo il microfono disattivato, non so se riuscite a. Ma non credo che stia parlando con noi, non guarda. Ecco qua, forse adesso ci si aggiunge. Vabbè, in linea di massima, per quello che mi riguarda mi sembra interessante l'approccio, se si tratta di concetti di base, a prescindere che sia un D o un C, sono comunque concetti con cui si ha a che fare, quindi fanno parte della formazione generale. Certo, non si può pensare che ciascuno approfondisca tutto, perché i temi sono talmente vasti che non. Se posso aggiungere un altro elemento nell'ottica dell'approccio pratico che suggeriva l'ingegner Merola prima, è quello di tenere presente il tool che mette a disposizione Agid per la valutazione dei rischi, che è un'interfaccia web-based che consente di seguire questi aspetti di analisi dei rischi in modo consapevole, passo passo. Potrebbe essere quello un'esercitazione utile, una panoramica breve da fare, contattando qualche collega in Agid, magari. Questa è l'unica Tra cosa che mi sento di suggerire. l'altro, Agid in alcuni casi fa anche un accompagnamento,
non so se lo faccio Sì. ancora, nel caso di Regione Campania l'ha fatto, quindi ci ha accompagnato in quelle che erano le proprie tematiche. Non so, ripeto, se lo fa ancora, però se serve poi un link con Agid, penso che tra i comuni e tra noi, diciamo, c'è la possibilità poi Sì, di. ho avuto comunque la possibilità di interagire, quindi lo troviamo. Quindi si trova. Ingegner Merola, giusto per avere un suo riscontro, mi chiedevo se il discorso del Io mi sono dovuto GDPR aspettare gli ultimi 5 minuti, non per la cui sento. non ho seguito, quindi, per cui se ci sono delle questioni per cui mi avete chiesto qualcosa, io non ho ascoltato, quindi vi chiedo scusa, però sono costretto a dare a lavorare anche due altre. Le sintetizzo velocemente le due domande. La prima, noi pensavamo di fare, la nostra intenzione fare sia il modulo GDPR che il modulo Cyber Security a tutte le figure, ipotizzando che sia una formazione generale, sebbene vorremmo entrare negli aspetti pratici, importante per tutti. Dalle sue parole non ho precedenti, quelle del GDPR, non ho compreso se preferiva caratterizzare più il modulo GDPR e il modulo Cyber Security, o soltanto uno dei due, per un profilo anziché per un altro, o No, se andava bene l'impostazione questo va tipo di bene. impostazione. L'impostazione va bene. Volevo solo che sulla parte GDPR ci fosse Ok. anche, adesso non so, c'era chiaramente una slide, quindi non dice molto. Volevo che sulla parte introduttiva si spiegasse, che GDPR è comunque innanzitutto un sistema di regole finalizzate a definire le policy. Sì. La parte informatica è quota parte maggioritaria, ma è quota parte, cioè ci sono delle logiche in base al quale poi si è arrivato al GDPR, che è vero che è un obbligo comunitario, quindi da cui poi derivano delle sanzioni, quindi ci sta un aspetto sanzionatorio, ma che comunque è finalizzato a dare delle regole che non sono regole informatiche, ma sono regole finalizzate a gestire un ampio range in termini di protezione dei dati. Secondo aspetto, seconda domanda. Ok, perché questa stessa questione, diciamo, delle policy e di qualcosa di più alto livello, ce lo ritroviamo anche nella governance della cyber security, dove ci sono delle policy che non sono necessariamente o strettamente IT, ma che traguardano anche in un certo senso l'organizzazione dell'azienda. E quindi volevo capire, Rispetto alla prima. siccome è analogo al Allora, GDPR, come ci rispetto si alla prima poneva? domanda, è opportuno che, diciamo, vengano trattati tutti gli aspetti per tutti, perché come ho avuto modo di verificare la scorsa settimana, la ripartizione e l'assegnazione, noi abbiamo un bel po' di personale e l'assegnazione del personale non, informatico non sarà tutto, diciamo, non sarà assegnato tutto alla direzione. Atteso che di qui a qualche mese, la direzione perderà la componente di competenza informatica perché è stato creato un ufficio speciale per la transizione digitale, quindi tutta la tematica informatica verrà poi in Regione Campania, verrà centralizzata su un ufficio speciale, cioè su un ufficio che risponde direttamente al Presidente, proprio in virtù delle cose di cui ho citato poc'anzi, cioè il fatto che l'informatica non è un aspetto paritetico a quello delle altre direzioni, ma la governance dell'IT è un qualcosa che è superiore perché risponde direttamente all'ambito, diciamo, alla parte centrale dell'organizzazione. Detto ciò, poiché non ci sarà non tutto questo personale che dovrebbe essere assegnato a Regione Campania, starà alla direzione e poi il passaggio all'ufficio speciale, è opportuno che la formazione sia generale, perché tutti devono sapere tutto. Poi, se quelle persone, questi tecnici andranno presso l'ufficio speciale per la transizione digitale, avranno modo di entrare più specificatamente su alcuni di questi temi, perché li tratteranno in termini di governance. Coloro che invece saranno poi allocati nelle direzioni, nei altri uffici, saranno invece il secondo livello, cioè quelli più operativi che devono fare da interfaccia tecnologica tra l'ufficio stesso e chi poi gestisce le policy e le coerenze. Quindi va bene l'impostazione di dare una, diciamo, un'infarinatura Ok. un
infarinature generali a tutti, a prescindere dal profilo, perché almeno per quel che riguarda la Regione Campania, io non so oggi, Vito Merola, che è uno dei 40 unità di personale che saranno assegnate dal piano lavoro, in quale ufficio verrà poi allocato. Quindi è opportuno che abbia l'infarinatura generale. Chiaramente parlo che riguarda Non so, Regione grazie, Campania, che ha ingegnere. numeri più ampi rispetto ad altri, a parte del comune di Napoli, cioè, nel nostro caso i numeri sono più ampi. Volevo sentire un attimo l'ingegner Volpe del Comune di Napoli se aveva, diciamo, qualche suggerimento, almeno su questi due temi pregnanti che abbiamo discusso. Buongiorno a tutti, innanzitutto mi scuso per il lieve ritardo che ho ricevuto, ma sono stato trattenuto per doveri di ufficio, quindi ancora buongiorno a tutti. Allora, concordo con l'ingegnere Merola sulla possibilità di dare a tutti un'infarinatura di quelle che sono le regole. Ricordiamoci che le regole di policy di sicurezza sono by design e by default, per cui a maggior ragione i funzionari informatici devono approfondire questi argomenti sia in termini di GDPR che in termini di cyber security. Il problema del GDPR andrebbe affrontato anche agli altri profili, per chi riguarda appunto l'attuazione di l'implementazione di idonee misure organizzative e misure tecniche, quindi non è soltanto un problema che inerisce alle misure tecniche informatiche, ma anche non informatiche, ma anche misure organizzative. Per cui per me il GDPR dovrebbe essere esteso a tutti i profili di questo concorso. Per quanto riguarda la cyber security, invece, a tutti i profili dell'ICT, in quanto riguarda sia la parte by design, quindi immagino chi è coinvolto in progettazione, quindi funzionari informatici, ma riguarda anche la gestione di un dominio e quindi prettamente quelli di categoria, magari di categoria C, quindi gli istruttori informatici che saranno magari distribuiti più e direttamente in trincea a gestire quello che sono magari quella che è una PDL o quello che è, diciamo, un dominio, in questo caso comunale. Perfetto. E poi anche per quello, concordo con quello che diceva il collega De Quinno, noi stiamo sperimentando e diciamo, abbiamo contatti con Agid per quanto riguarda il tool per la cyber security, in particolar modo ci stiamo confrontando con il collega Paolo D'Amico che fa parte proprio del team di Agit per quanto riguarda la cyber security. Ok, la Lo ringrazio. trovo un tool che è un tool molto interessante e sarebbe proprio il caso, a mio avviso, suggerirei di fare proprio una lezione completa su questo tool perché racchiude in sé tutti gli aspetti della sicurezza informatica, quindi avere proprio uno strumento operativo su cui tarare la formazione. Perfetto, la ringrazio. Se Mauro può riprendere la trattazione dei temi, grazie a tutti. Mauro, prima che intervieni, posso aggiungere una cosa, perché mi sembra una cosa abbastanza importante. Allora, rispetto alla trasversalità di questo tema, ricorderete che nei moduli della formazione, della fase trasversale, cioè quella comune a tutti i profili di questo concorso, quindi anche agli altri, ovviamente non solo ai destinatari di questo specifico corso specialistico, è previsto proprio un corso che si chiama proprio competenze digitali per la pubblica amministrazione. E questo corso è tratto proprio sul basato sul syllabus delle competenze digitali di base, prodotto e realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare dall'Ufficio Innovazione Digitale, con il quale Formex collabora con un proprio progetto che si chiama proprio supporto allo sviluppo delle competenze digitali.
Per cui il modulo che noi, i corsi che noi produrremo sulla base di questo syllabus, li metteremo a disposizione di tutti i profili. E il tema ovviamente della privacy, così come della cyber security, così come quelli un po' più tecnici che riguardano gli open data, quindi cosa sono, perché servono, come vengono resi disponibili. E quindi qual è il valore, no, dell'utilizzo degli open data, così tutti gli elementi di base rispetto ai servizi web, cosa significa appunto dai principi di mobile first, digital first, no, fino a cosa significa effettivamente condividere un'applicazione web user-centered. Quelli li vediamo sicuramente e li mettiamo a disposizione nella formazione trasversale. E quello che noi faremo in questo corso invece specialistico, e Nicola e Mauro correggetemi se sbaglio, è quello di vederli sotto, con l'ottica appunto dell'informatico, quindi a un livello più manageriale, gestionale, di governo per quello che riguarda il funzionario, a un livello più operativo ovviamente per quello che riguarda l'istruttore. Quindi questo è un po' il taglio che vorremmo appunto dare e confermatemi se è giusto, se andiamo, se la direzione è quella appunto corretta. Per me la direzione è giusta, anzi, mentre diceva questo, mi veniva in mente che secondo me anche il modulo relativo al codice degli appalti, quindi alle gare, alle procedure, è opportuno condividerlo con la parte amministrativa, perché soprattutto le figure di responsabile del procedimento sono figure di natura amministrativa e come ho detto poc'anzi, è vero che c'è una centrale acquisti che segue tutto l'iter, almeno in Regione Campania segue tutto l'iter fino all'aggiudicazione, ma poi il responsabile del procedimento, che ripeto, di solito è un amministrativo, deve seguire tutto il resto. Quindi rispetto a quello che ho detto poc'anzi, anche la questione CIG CUP, c'è anche la questione del tracciamento dei pagamenti, il codice, l'IBAN unico, cioè tutti quelli che sono gli elementi, diciamo, solo citati o diciamo riferiti nel codice degli appalti, che però poi trovano applicazione con altri, diciamo, atti specifici che poi diventano elementi sostanziali nel ciclo di vita di una procedura. Giusto per dirvi, se il mio fornitore non mi fornisce il codice unico, l'IBAN, il Non conto posso corrente, io non posso sicuramente. pagarlo. Quindi sono elementi che poi alla fine bloccano le procedure. Quindi è importante che chi poi deve essere operativo, a prescindere poi da quello che poi farà, abbia nel suo bagaglio di partenza queste informazioni, che possono essere, sono utili sicuramente a coloro che hanno profili tecnologici, informatici, ma saranno altrettanto utili, in questo caso maggiormente utili, per coloro che avranno un profilo di natura amministrativo o contabile. Amministrativo. Così come, Assolutamente sì. non so, probabilmente sulla parte contabile, per quel che riguarda la Regione Campania, vi starete già interfacciando con i miei colleghi delle risorse finanziarie. Anche lì c'è una questione della legge di bilancio, di quelle che sono le leggi della contabilità nazionale. E semmai su questo, ripeto, non so se ci sia questa cosa, almeno per quelli che sono i regionali sarebbe opportuno fare una focalizzazione, lo dico, diciamo, perché è una cosa che già abbiamo fatto e stiamo facendo per noi regionali, una focalizzazione su quello che è il modello, il sistema di funzionamento della contabilità regionale, che è abbastanza, diciamo, definita da un paio d'anni e ben declinata. Però, diciamo, è una cosa che sto dicendo all'atere, proprio per dare modo a chi entra di avere già una serie di strumenti, competenze per cui può partire, non dico sin da subito, ma non parte da zero. Io quando sono entrato come dirigente di Regione Campania,
A malapena sapevo come era fatto un atto amministrativo, ma veramente a malapena. Quindi ho dovuto pagare, diciamo, uno scotto e sarebbe stato invece opportuno che ci fosse un accompagnamento di questo tipo, che poi messo insieme al cosiddetto affiancamento on the job, poi ti consente poi di essere operativo nell'arco dei 6-9 mesi della borsa di studio, del stage. Ingegnere, questo ci conforta, cioè nel senso che ci dà sicuramente un elemento ulteriore per avallare la scelta, diciamo così, del progetto di provvedere a una robusta formazione trasversale per tutti, nel quale sono inseriti anche i temi ai quali lei fa riferimento, cioè tutta la parte di attività negoziale della PA, codice degli appalti, quindi dalla fase iniziale, no? Di scelta fino a quella di stittura del capitolato, aggiudicazione, attuazione poi dei lavori, è sicuramente diciamo così, sono sicuramente nozioni che bisogna dare a tutti, così come quello sull'ordinamento contabile. E sarà sicuramente importante, e questo lo condivideremo con voi, anche a partire da quei concetti, individuare applicazioni, buone prassi, modelli, quindi come lei diceva, se il sistema, il modello di contabilità regionale può sicuramente essere preso come riferimento, sarebbe utile inserire a questo punto sulla parte specialistica IT queste testimonianze con l'occhio di chi poi deve applicare, no? Queste informazioni, deve travasarle e recepirle negli strumenti poi che un informatico dovrà gestire. Quindi sicuramente appunto, avremo questa attenzione e sicuramente vi chiameremo a collaborare anche nella fase realizzativa in qualità di testimoni piuttosto che di esperti di applicativi, modelli e esperienze. Quindi grazie. Proseguiamo pure, Mauro, grazie. Grazie, Ima. Passiamo alla slide successiva, che è relativamente ai servizi in cloud e sistemi di virtualizzazione, un tema forse più tecnico. Da vedere, abbiamo pensato sia da un punto di vista appunto di chi si deve interfacciare con i fornitori, che è una situazione abbastanza diciamo tipica, o perlomeno ci capita spesso di trovare appunto dei responsabili ICT nelle varie amministrazioni che essenzialmente su queste tematiche si interfacciano con i fornitori, quindi capire dal punto di vista proprio panoramica che cos'è un servizio in cloud, quali sono le tipologie di servizi in cloud, come vengono forniti e come quindi poterli, cosa richiedere e come richiedere. Ma anche andare a vedere invece una panoramica più tecnologica, quindi più interessante dal punto di vista del tecnico ICT. Su come alla fine vengono creati questi servizi in cloud, perché sappiamo che possono anche essere creati in casa per chi ha la voglia, la necessità, il tempo, le risorse per farlo, quindi sapere quali sono le tecnologie di virtualizzazione, che può essere una virtualizzazione classica, così come delle strutture basate su Docker, per esempio. Così come altri servizi che possono essere appunto montati nei propri data center e gestiti internamente. Naturalmente stiamo sempre parlando di panoramiche, ovviamente ognuno di questi argomenti potrebbe richiedere un corso universitario per approfondirlo. Passiamo adesso invece alle tematiche un po' più pratiche, pensate forse più per gli istruttori o comunque per chi andrà a operare nei piccoli comuni. Ci siamo resi conto che è necessario quindi affrontare queste conoscenze un po' più pratiche. Quindi vedere quali sono i principi alla base delle architetture in rete, con una panoramica sui principi di progettazione.
Quindi cosa sono le reti locali, tipologie, cablaggi ed apparati. Anche qua un laureato c'è una forte conoscenza teorica di questi argomenti, cerca di affrontarlo da un punto di vista più eminentemente pratico, che si trova a dover proprio mettere su o aiutare a mettere su una rete, collegare degli uffici, dei computer. Reti wireless, chiaramente i cablaggi fisici sono alla base, ma poi sappiamo che la maggior parte degli uffici i collegamenti avvengono comunque utilizzando tecnologie WLAN. E quindi l'aspetto dell'utilizzo da remoto delle risorse presenti negli uffici tramite le reti private virtuali, il tunneling e i protocolli di VoIP, quindi l'accesso da remoto al proprio centralino telefonico. Quindi la tecnologia di base, una panoramica di tecnologia di base anche per poter abilitare i propri utenti, i propri, sì, chiamano gli utenti tranquillamente allo smart working. Infine, spero, mi sembra che sia l'ultima slide, scusate, sì. Infine, quello che è probabilmente di maggiore interesse nei piccoli comuni è l'assistenza agli utenti, con ambiente desktop, Windows, Linux in locale e remoto. Diciamo, un task forse non sicuramente non divertente, ma in cui ci si trova, probabilmente spesso si scontrano i tecnici, quindi come gestire l'utente capace di ascolto e di indagine delle problematiche. Un utente spesso non ha la capacità di esprimersi correttamente quando non funziona qualcosa e sembra che caschi il mondo, questo invece è un problema banale. Ecco, riuscire a dargli delle indicazioni pratiche ai ragazzi, insomma, per riuscire a mettersi, ecco, nella posizione giusta di ascolto e di analisi delle problematiche che verranno dagli utenti interni. Quindi problematiche comuni relative alla gestione degli utenti in Windows e in Linux, sperando quindi che ci siano comunque degli ambienti, pensando che ci possano essere degli ambienti misti relativamente a sistemi desktop all'interno degli uffici. E se non c'è comunque la separazione netta, anche negli ambienti Windows avere comunque, per esempio, software di tipo open source tipicamente utilizzati, ecco, nelle postazioni Linux. Quindi i software di smart working, diciamo, implementabili più a livello di utente che non di infrastruttura, come invece era nella slide precedente. Infine, l'assistenza dall'utente da remoto, sempre tecnologie di base e principali tecniche di assistenza remota della propria utenza che opera da remoto, smart working. Ho finito le slide, spero avervi dato anche il tempo mentre parlavo di leggere autonomamente. Per quanto riguarda le slide successive, non so se devo passare la parola a Imo o prenderlo Nicola. Prego, allora, passo la parola in generale. Allora, comincio io. Allora, l'idea era quella di presentarvi un po' quello che avevamo capito e di ingaggiare ora, diciamo, un confronto. Devo dire che è stato più proficuo come è andato ora confrontarsi su determinati temi man mano che li andavamo a esporre. Comunque adesso vi chiedo la cortesia. Se possibile, eventualmente magari anche non so se la dottoressa Citarelli poi ci appoggia, anche avere un riscontro dopo, siccome il vero problema è che noi abbiamo un certo numero di ore limitate e gli argomenti sono molto interessanti, ma sono anche cicciotti, perché anche se li vogliamo soltanto sorvolare, chiaramente il tempo, è necessario spenderci molto tempo. E secondo me ci sono delle tematiche che probabilmente a voi interessano di più di altre. Allora, quello che volevo proporvi è un giro di tavolo strutturato, riguardando anche un attimo le slide, nel quale ci date un'indicazione sulla coerenza e l'adeguatezza rispetto al focus group precedente, ma questo mi sembra, non voglio anticipare dei temi, mi sembra che dal confronto che abbiamo avuto la risposta ce l'abbiate già data.
Per quanto riguarda il secondo tema, volevamo capire se c'erano modifiche o integrazioni agli argomenti, cioè se pensavate qualche argomento in più o in meno rispetto a quelli che vi abbiamo proposto, o una diversa finalità. E anche qui, di fatto, in parte ci avete già dato un contributo man mano che abbiamo girato, diciamo, spiegato, illustrato le slide, ma la cosa per noi ancora più importante è se ci potesse dare un livello di priorità degli argomenti, un alto, medio, basso o non ci interessa. Questo perché? Perché se noi riusciamo a dare un senso compiuto a tutti gli argomenti che abbiamo proposto e quindi comunque a dargli un livello di dettaglio coerente con le vostre aspettative, allora tentiamo di farli tutti, altrimenti vorremmo muoverci con delle priorità. Quindi, se dobbiamo saltare qualcosa per questioni meramente di tempo, vogliamo che sia qualcosa di che effettivamente non vi pregiudichi diciamo il vostro fabbisogno. Ecco, quindi volevamo fare un giro di tavolo su questi tre temi. Più che altro mi sento di dire sul terzo, visto che i primi due li abbiamo visti, fermo restando che se avendo avuto una panoramica generale volete intervenire anche sui primi due temi, ovviamente noi recuperiamo qualunque tipo di suggerimento, di informazione per poi avere l'elaborazione finale. Considerate che dopo questo focus group e quindi l'esito di questo focus group ci consentirà poi di fare la macro progettazione e quindi di focalizzare, di stabilizzare quelli che sono gli argomenti e le tematiche che andremo a portare avanti. Su alcune addirittura andremo a dare già dei primi dettagli. Quindi, non so, Imma, se vuoi aggiungere qualcosa per finalizzare questo giro di tavolo ulteriormente. No, Nicola, io credo che sia abbastanza chiaro, nel senso che mi sento di ovviamente sostenere questo approccio, nel senso rivediamo, passiamo di nuovo, riscorriamo le slide per avere sott'occhio i temi e soprattutto sulla base di quegli argomenti chiediamo appunto un livello di priorità, sicuramente di indicarci il livello di priorità o comunque di attenzione da dare in fase poi di scrittura, no, degli argomenti e di approfondimento di questi per la formazione. E naturalmente avete sempre la possibilità di aggiungere, modificare, integrare, fare ulteriori specifiche. Come ha detto Nicola, noi daremo poi il report e siamo fiduciosi che riusciamo, prima di mettere in produzione il corso, a fare un'ulteriore condivisione un po' più ampia anche con le altre amministrazioni per avere eventuali ulteriori sollecitazioni, ma siamo abbastanza confidenti e fiduciosi che quello che è la fotografia che questo focus group ci ha restituito sia abbastanza aderente alla realtà. E quindi direi di procedere in questo modo, a meno che appunto i nostri ospiti, l'ingegner Merola, De Kenno e appunto Vito e Volpe non abbiano qualche diversa proposta operativa e noi ovviamente siamo propensi ad accettarle. Inizio io, visto che mi sembra che i colleghi siano forse distratti da qualche altro impegno istituzionale. Io in linea di massima sono molto d'accordo sull'approccio che avete sintetizzato. Diciamo, l'effetto complessivo è anche superiore alle mie aspettative, nel senso che mi aspettavo una maggiore difficoltà di coniugare le esigenze poste dagli enti più grandi con le esigenze poste dai comuni più piccoli. Invece alla fine vedo che nel piano complessivo di formazione c'è una coerenza e una completezza che mi sembrano adeguate a tutti gli approcci. L'unica cosa che mi sento di suggerire, nel caso in cui, come diciamo, ipotizzava la Galotta, ci fossero dei problemi per far rientrare nei tempi di formazione tutti questi argomenti, è quello di magari di differenziare il livello di approfondimento di alcuni argomenti in base alla figura, nel senso di dare alle figure, il taglio più pratico alle figure di livello C e il taglio un po' più di ampia visione, soprattutto sugli argomenti di
interesse legislativo alle figure di livello D. Questo è l'unico suggerimento che mi sento di dare. Per il resto sono tutti argomenti che hanno un riflesso pratico comunque e un'importanza che è fondamentale nelle pubbliche amministrazioni. Quindi, diciamo, secondo me la scelta finale dipende soprattutto dalla possibilità che abbiamo di formare queste persone, anche per onestà, che il livello di base io non lo conosco, quindi non so, si figura per figura qual è il livello di ingresso, quindi quale sarebbe eventualmente la difficoltà per approcciare certi argomenti. L'ingegner Volpe vuole darci un contributo. Possiamo, se avete, diciamo, se volete, io vi scorro le slide per eventuali argomenti, alla ricerca di argomenti di più bassa priorità, eventualmente. Fermo restando che Nicola, l'ingegnere. Sì. ripercorriamo proprio dalla prima all'ultima, così vediamo appunto, almeno ci danno delle indicazioni su alto, sulla priorità alta, media o bassa, giusto per. Se sono poi tutte alte, fa nulla, ci regoleremo noi. Il De Ghenno su questo è stato veramente chiarissimo, devo dire la verità. Anche da parte mia, insomma, mi sembra tarato in maniera coerente con quelli che sono gli obiettivi di ciascun ente, piccolo o grande che esso sia, tratta un po' tutti gli argomenti. Il problema, vabbè, GDPR, cybersecurity, l'abbiamo trattato ampiamente, abbiamo già più volte, siamo più volte intervenuti, diciamo, per cercare di renderlo quanto più aderente possibile alle esigenze degli enti. Per quanto riguarda invece tutte le attività amministrative che riguardano principalmente i RUP, mi permetterei di suggerire un focus anche su tutta l'attività di controllo ex articolo 80, perché spesso ciò diciamo, risulta, appare un po' confuso anche in virtù diciamo, dei vari approcci che si hanno, sia che riguarda la procedura di affidamento diretto magari su Consip mediante adesione a convenzioni o accordi quadro o a contratti quadro, rispetto invece a gestire tutto sulla piattaforma MEPA, che benché sia una piattaforma gestita da Consip, in ogni caso tutta la parte dei controlli è demandata comunque alle stazioni appaltanti. Quindi diciamo, un focus anche sulle tipologie di controlli da mettere in atto in base ovviamente agli importi e anche ai specifici regolamenti delle singole stazioni appaltanti. Però nel complesso veramente insomma, ritengo che lo sforzo da parte del Formet sia stato diciamo, ben calibrato a quelle che sono le finalità. Quindi da parte mia va benissimo così. Ingegner Merola ci vuole dare un suo contributo. Magari appena disponibile nuovamente lo coinvolgiamo. L'ultimo tema che volevamo trattare, che probabilmente non esauriremo oggi, però chiaramente è un tema alla nostra attenzione, è quello degli argomenti del Project Work. Qui, Nima, ti lascio a te due parole. Nicola, diciamo che sicuramente è un po' presto per andare a, diciamo così, a individuare proprio i temi specifici dei project work. E, quello che mi sento di, diciamo così, il messaggio e l'invito che mi sento di rivolgere appunto ai nostri referenti, e soprattutto diciamo alle amministrazioni più complesse, ovviamente, perché lì si tratterà anche di capire dove andranno, presso quali direzioni uffici saranno collocati i futuri candidati, è quello di poterci fare un po' da appunto da referente, no? Per triangolare anche con gli altri responsabili di direzioni uffici interessati a queste attività.
Per cui le domande che porrei sono essenzialmente due. La prima è se riusciamo già fin da oggi a individuare almeno gli argomenti macro su cui fissare i project work, che ricordo sono individuali, quindi sono project work individuali che ciascun candidato deve elaborare con il supporto del referente, diciamo così, dell'amministrazione, ma naturalmente in coerenza con il programma formativo e-learning. E l'altro è, nel caso in cui non riusciamo oggi ad individuare nemmeno questi temi, nemmeno i principali temi, che ovviamente non possono che essere allineati con i temi proposti oggi, di prevedere, di triangolare, diciamo, con i colleghi presso responsabili che seguiranno più direttamente queste persone, e poterci dare anche un appuntamento intermedio, diciamo così, alla ripresa dopo la pausa estiva, per poter proporre con, diciamo così, i nostri temi, fare una nostra proposta, in modo da avere almeno entro la fine dell'anno dei project work, delle schede di project work ben dettagliate. Voi sapete che il project work, per poter essere, diciamo così, utile, deve essere, ha bisogno di una progettazione molto, molto specifica, per cui il raccordo con voi e con chi seguirà più da vicino i candidati sarà fondamentale. Quindi la mia proposta è: cerchiamo oggi di individuare almeno i temi sui quali fare applicare queste persone, dopodiché, soprattutto per Comune di Napoli, la Regione Campania, per i grossi comuni, penso forse anche a Benevento c'è bisogno di un raccordo di questo tipo, non lo so, ma me lo si può appunto confermare o meno in un secondo momento, potremmo pensare ad un incontro che coinvolga anche gli altri responsabili, gli altri referenti dell'amministrazione, e arrivare a quell'incontro con una nostra proposta, quindi per cui Formet si può sicuramente impegnare, sulla base dei temi che escono anche oggi, ad individuare una rosa di tematiche, di obiettivi del project work, in modo da condividerli ovviamente anche con i vostri colleghi, e avviare una collaborazione, una progettazione più di dettaglio subito dopo la pausa estiva. Su questo appunto vorrei sapere intanto cosa ne pensate e intanto se è fattibile questa idea, questa proposta. Chi inizia? Chi prende la parola? Prego, De Kenno, vada. Vista la scaletta degli argomenti, io così di primo approccio mi sentirei di ipotizzare di diciamo, focalizzare il project work nell'ambito della parte web, che potrebbe avere diciamo, riflessi sia nell'ambito dell'interazione con protezione dati, che sicurezza, che interazione con gli utenti, diciamo, applicazione delle varie tecnologie e delle varie piattaforme che devono essere diciamo, implementate nel senso del piano triennale. Potrebbe essere questa l'idea di avere un approccio più generico possibile, magari che ciascun candidato poi in base al suo specifico percorso di inserimento può declinare in modo un poco più pratico. Questa è la cosa che mi sento mi viene diciamo, spontaneo pensare in questa fase, a questo livello di approfondimento. Poi certo io posso parlare dell'esperienza del mio unico candidato, quindi potrei essere precisissimo, però non sarei utile al lavoro complessivo che stiamo facendo. Certo. No, poi l'andremo poi a specificare ovviamente caso per caso, però intanto va bene L'altra così, volta grazie, già che insomma, il project un'indicazione. work deve avere una valenza più generica e più diciamo ampia possibile rispetto ai candidati, giusto? Sì, anche perché noi non abbiamo la certezza che quel candidato poi finisca davvero in quell'amministrazione. Quindi più si cerca di, diciamo,
essere neutri rispetto proprio al contesto specifico dell'amministrazione, più siamo di aiuto a queste persone, no? Quindi Ai diciamo, confermo candidati. questa mia proposta, per quanto generica possa essere in questo Perfetto, caso. condivido. No, ma già è molto utile, grazie. Ci indica una strada. Ingegner Merola o Io ingegner Di? purtroppo ho dovuto rispondere a una serie di telefonate, non ho colto fino in fondo la domanda. Dalla lettura della slide forse capisco che il tema è come vogliamo impostare il project work, chiedo scusa, però non riesco a Sì, staccarmi dall'attività ordinaria, quindi ingegnere, quanto è. la proposta è se riusciamo già oggi a dare delle indicazioni sugli ambiti tematici del project work e naturalmente immaginando la complessità di doversi anche raffrontare con altri colleghi titolari di uffici, direzioni, no, presso i quali i candidati dovranno poi prestare effettivamente servizio per il project work. La mia proposta era individuiamo uno, due, tre temi che voi sentite comunque utili, dopodiché, dopo la pausa estiva, penso soprattutto al Comune di Napoli, ovviamente alla Regione, di fare un passaggio intermedio con i colleghi che poi dovranno effettivamente seguire, no, questi candidati nel periodo di training on the job e per il project work e andare da loro già con una proposta di massima, ecco, di project work, in modo da avere, diciamo, entro ottobre delle schede già chiare con le finalità, i temi e gli ambiti di applicazione del project work da poter mettere in campo, cioè da poter effettivamente mettere a disposizione dei partecipanti, diciamo per l'inizio dell'anno, tra gennaio, febbraio, massimo marzo, perché poi da marzo in poi sappiamo che dovrà essere avviata proprio la parte di specialistica e quindi di laboratorio pratico su queste attività. Allora, io non ho difficoltà nell'ambito delle attività della direzione a poter individuare degli argomenti. Il punto è che io ad oggi non so quanto personale tecnico informatico verrà assegnato alla direzione, per cui se ne vengono assegnati 10 su 30. Io a questi 10 ho, diciamo, delle tematiche da assegnare. Vengono assegnate 20 al 70, ma i rimanenti non lo so perché ho oggettivamente difficoltà a assegnare tematiche di project work quando poi lavorano in un altro ambito con altri colleghi su altre, diciamo, problematiche, Ingegnere? probabilmente un po' meno verticali dal punto di vista Certo. informatico, semmai un po' più specifiche su tematiche. Cioè, in teoria potrebbe anche esserci l'ufficio che gli fa fare il project work sulla creazione di un file Excel che gli serve con delle macchine, che gli serve per qualcosa, quindi Ingegnere, ma non ha riusciamo? nulla. Sì, ma noi riusciamo a immaginare un incontro con questi colleghi, diciamo subito dopo la pausa estiva? No, Questi colleghi intendiamo gli stagisti. no, con i suoi colleghi degli altri uffici che dovranno poi, diciamo. L'ho già avanzata la scorsa settimana con i miei referenti politici. Ok. Perché io ad oggi, cioè il piano che ha stabilito in questo momento Regione Campania, assegna del personale, ma li assegna in termini numerici, non in termini di Ho profitto. capito. Per cui io oggi so che in direzione arriveranno X unità di personale, ma non so con quanti saranno i contabili, quali saranno gli amministrativi e quanti saranno informatici. Per Allora. cui io non conosco, ma questo vale per me come vale per tutte le altre direzioni. Quindi, noi però, nel mio caso, io ho un mix di competenze. Probabilmente in altri casi ci sta più una predominanza di amministrativo e contabile. Nel Certo. mio caso, c'è un mix di amministrativo, contabile e tecnico. Allora, Quindi, niente. il problema l'ho anticipato già la scorsa settimana.
Per cui io non vorrei arrivare alla fine dell'estate, quindi a settembre, per poterne parlare. Ne Assolutamente. vorrei, se possibile, poterne parlare prima, perché, diciamo, Certo, capisco. sono in grande difficoltà in questo momento, per cui, cioè, io a dare gli argomenti non ho alcun problema, però il punto è che non so quante saranno poi i colleghi stagisti che faranno poi riferimento alla direzione, che poi. Possiamo fare un'ipotesi di minima solamente per gli argomenti suoi, diciamo, per gli argomenti di diretta sua competenza. Io una quindicina di argomenti ce li ho tranquilli, 10-15 argomenti li ho tranquilli. Se vi potrebbe indicare oppure. Abbiamo trattato avanti, la sicurezza informatica, la gestione dei sistemi, il data center, la parte di virtualizzazione, la gestione delle postazioni client in un ambito di virtualizzazione, la posta elettronica certificata, la firma Vabbè, quindi digitale, sono tutti la questi. continuità, il cloud, cioè Tutto ne praticamente. abbiamo veramente a iosa, perché chiaramente noi, essendo abbastanza grandi, diciamo, interveniamo su tutti quelli che sono gli aspetti del ciclo di vita Di un servizio proprio. dell'informatica digitale. Per cui, cioè, veramente, già solo prendendo riferimento quelli che sono i temi delle slide precedenti, ma ne escono 10-15 senza problemi. Veramente ne escono 10-15 senza problemi. Però il punto è che la direzione avrà 15, diciamo, funzionari o ai quali poi assegnare il project work. In questo momento non lo so. Ho capito. Va bene, allora diciamo che noi ci teniamo come Formez, possiamo sicuramente pensare, diciamo così, a una rosa di temi e a proporre, diciamo così, una rosa di project work sui temi appunto a cui lei faceva riferimento, insieme a quelli accennati prima. Appunto dal dottor De Cheno, dall'ingegner De Cheno, e poi magari non appena abbiamo un riscontro più preciso li andremo, diciamo, a ritarare e a riconsiderare. Questo perché io vorrei appunto non arrivare appunto a marzo con ancora questo punto interrogativo, perché poi dobbiamo avere il tempo necessario per progettarlo e organizzarlo. Il project work, e quindi c'è bisogno un pochino di tempo, c'è bisogno di metterlo appunto Ma dal punto di vista della tempistica, quale, forse ne la abbiamo deadline? già parlato, Sì. sì, no, al di là della deadline, qual è lo sviluppo delle attività? Quando comincia il project work? Cioè, quali sono le attività e quando dovrebbe Sì, concludere? diciamo che la fase, diciamo, trasversale, quella comune a tutti, avrebbe dovuto partire oggi, ma partirà il 29 e dura 4 mesi. E La la formazione. formazione trasversale, sto parlando, quella comune a tutti. Quindi, diciamo che a novembre, parte la fase specialistica, il corso appunto online specialistico per tutti gli 8 profili, quindi 8 corsi ciascuno per il proprio profilo, e dura altri 4 mesi, quindi stiamo parlando di novembre, dicembre, gennaio, febbraio. A febbraio-marzo parte il project work. Quindi io vorrei, diciamo così, entro ottobre, no? Avere comunque i temi ben individuati, le finalità ben definite, gli obiettivi dei project work ben definiti, in modo da avere almeno un mesetto per poterlo organizzare, cioè quindi definire bene le modalità, gli strumenti da mettere a disposizione, gli esperti da poter coinvolgere, sia interni all'amministrazione che esterno. Quindi un mesetto o due buoni per poi, una volta avuto chiaro l'ambito di applicazione, lo dobbiamo mettere in cantiere. Quindi se a febbraio, diciamo così, febbraio-marzo partono i project work, noi a fine anno, quindi novembre, dicembre, dobbiamo avere chiaro, diciamo chiari quali sono gli ambiti e gli obiettivi di questi project work.
Anche perché essendo individuali non dobbiamo pensare di, diciamo così, su una traccia, su un macro tema ampio, per esempio come quello che ci proponeva l'ingegner De Kenno sulla parte web, dobbiamo andare a delineare un tot di project work specifici, no, per ciascuno. Quindi qualcuno si può occupare più della parte di gestione e protezione dei dati, qualcun altro più sulla user design e l'interazione con gli utenti, quindi l'interfaccia utenti, altri su appunto più su database e sistemi barra tecnologie di gestione dei contenuti, un altro più prettamente sui canali appunto di comunicazione. Quindi diciamo che per noi è importante arrivare, diciamo tra ottobre, massimo novembre, ad avere chiaro gli ambiti. Naturalmente nella fase preparatoria di individuazione, di raccordo, se vi possiamo essere utili in qualsiasi modo, basta che ce lo fate sapere, noi ci proponiamo anche da fare eventualmente da pungolo, ecco, su questo aspetto, perché è molto importante appunto il raccordo e sapere giustamente, come le diceva Ingegner Merola, quanti saranno quelli con quel profilo e dove saranno allocati. Quindi quello sicuramente. Va bene. Quindi a questo punto io direi che, a meno che l'ingegner Volpe vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto. Riflessione ad alta voce che potrebbe, diciamo, essere accolta favorevolmente da tutti. Noi siamo, vabbè, al di là di tutte le tematiche che riguardano l'IT, che richiederebbero veramente degli sforzi incredibili anche da parte nostra. Noi siamo impegnati in una serie di progettazioni, quindi già sono partite, sono state avviate, alcune sono anche già a un buon punto di realizzazione. Però, ad esempio, a noi nasce l'esigenza per il Comune di Napoli, nell'ambito del piano anticorruzione, che è un altro tema importante che secondo me potrebbe costituire un aspetto formativo un po' per tutti, quello di realizzare una piattaforma web che vada a fare un po' una mappatura e un'analisi dei processi a rischio anticorruzione, che quindi riguarda un po' tutte le amministrazioni. Quindi avrei voluto approfittare di questo, diciamo, di questi giovani per introdurli in questo progetto, quindi fin dall'inizio, quindi sia dalla parte di analisi che di realizzazione, anche se i tempi, diciamo, non sono proprio in linea con quelle che sono le nostre esigenze, perché noi vorremmo realizzare questo applicativo web, quindi che riguarda un po' tutte le logiche dell'IT entro anno, proprio per consentire di poterlo adottare nel piano anticorruzione 2021-2023. È un suggerimento che sto dando, che è calato ovviamente sulle nostre esigenze in questo momento, con l'idea di far partire la formazione di queste persone comunque già dall'inizio in questo particolare ambito abbastanza delicato. Certo, quindi diciamo tutta la parte di analisi appunto del rischio fino all'identificazione dei processi appunto a maggior appunto rischio corruzione, a come poi si monitora, no? Il piano sostanzialmente, e quindi lei pensa proprio a una piattaforma che possa essere di supporto sia al management sia anche agli altri attori coinvolti nella gestione, diciamo, del piano di Di questo anticorruzione. ovviamente oltre, diciamo, a contenere aspetti legati a temi relativi alla realizzazione di portali, alla realizzazione di applicativi, comunque progettare un'architettura della banca dati,
ovviamente anche riguarda aspetti di log, no? Di autenticazione su questa piattaforma, che ovviamente deve fare riferimento ai responsabili dell'anticorruzione, ai dirigenti dei vari servizi o ai loro delegati per quanto riguarda questo aspetto, ed è una piattaforma che potrebbe girare sia internamente sia anche all'esterno, diciamo, disponibile anche su internet, proprio per consentire anche, diciamo, di lavorare da fuori, non solo all'interno della rete. Quindi, insomma, potrebbe un po' cogliere diversi aspetti, oltre che ovviamente curare tutta la parte normativa dell'anticorruzione. Certo. Bene. Io direi che abbiamo abbastanza materiale, diciamo così, abbiamo abbastanza sollecitazioni su cui poter riflettere e sicuramente arrivare a una proposta un pochino più articolata su questi tre, su questi ambiti da voi suggeriti. Naturalmente una proposta era una proposta abbastanza di massima, in attesa poi che effettivamente siano definiti numeri e profili assegnati ai vari uffici e direzioni. Quindi io avrei sicuramente finito, non so se Nicola e Mauro, hanno bisogno di integrare ulteriormente qualcosa, però per quanto riguarda me è sufficiente così e sicuramente condivideremo anche quest'ulteriore passo in avanti che abbiamo fatto oggi, con l'auspicio poi di essere utili sia nella fase di raccordo, no? Per l'individuazione e definizione degli ambiti del project work, sia poi per la progettazione di questi, nel quale sicuramente vorremmo individuare esperti, nonché testimoni, no? Casi di studio, buone prassi, che se presenti appunto nelle vostre amministrazioni ci piacerebbe proprio poter coinvolgere anche nella fase proprio attuativa e realizzativa delle attività di formazione e di project work. Quindi sicuramente vi faremo anche una proposta in questo senso. Oh, Prego, io, Nicola. anche a me è sufficiente quello che ci siamo detti, anzi, li ringrazio ancora una volta per il contributo fattivo, sia dello scorso Project Work che quello di oggi. Capisco che vi abbiamo dissolto dalle attività quotidiane, oggi è anche lunedì, quindi c'è una ripresa. Vi ringrazio veramente dello sforzo e della chiarezza con cui ci avete restituito i contributi. No, io personalmente non ho nulla da aggiungere ulteriormente. Bene. Mauro, tu? Sì, no, anch'io niente da aggiungere, ringrazio dei contributi decisamente utili per chiudere diciamo, il quadro che ci eravamo fatto col primo focus group. Ringrazio a tutti, buongiorno. Benissimo. Vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di lunedì e ci risentiamo prossimamente. Con l'occasione vi auguro anche buone feste, buone ferie, buone vacanze per chi andrà in vacanza. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, Arrivederci. buongiorno. Noi ci fermiamo un attimo. Direi di sì. Ok, mi sembra molto interessante, molto propositivi. Secondo me abbiamo Sì. Sì. raccolto più di quello che ci aspettavamo. Sì, anche diciamo la partecipazione spontanea, no? Proprio punto per punto, senza che fossero appunto chiamati e invitati, è stata molto indicativa, comunque sia dell'interesse rivolto a questa attività, e devo dire che almeno per quello che mi riguarda, mi ha confortato molto, sai, il tipo di approccio che abbiamo seguito per tutta questa fase formativa, quindi suddividere la fase trasversale e quella specialistica, ci sarà sicuramente di aiuto anche ad eliminare molti di quei temi trasversali, Nicola, che noi andiamo a trattare appunto sulla formazione trasversale. E pensare, limitatamente a quegli argomenti, a delle pillole, delle testimonianze, no? Di
volte all'IC, appunto all'ITC per questo corso qui. Quindi secondo me c'è buon materiale per poter approfondire. Quindi io farei semplicemente un report di quello che ci siamo detti. Gli trascheriamo le slide, se ci sono integrazioni di contenuto, eccetera, lo fate tranquillamente voi perché io non sono in grado ovviamente di farlo. E Avete dovuto integrare noi perché ci ci hanno diamo. dato dei contributi puntuali e almeno i nomi, le sigle gliele dobbiamo mettere. Sì. Infatti, se lo integriamo stesso sulle slide, però non farei un report, capito, descrittivo come quello dell'altra volta. Integriamo nelle slide integrazione con una colonna, appunto, in cui effettivamente diamo merito all'intervento e all'integrazione, in modo che ci sbrighiamo anche in maniera abbastanza anche veloce. Invece su questa base io oggi vi proporrò un'ipotesi di vostro impegno, diciamo così, su questa attività un po' più realistica rispetto alla fase preparatoria che è andata un po' liscia, come si direbbe dalle nostre parti, però era prevedibile perché lo sappiamo che è così, quando si fa tutta la parte di analisi, cioè sai da dove parti, ma non sai da dove poi arrivi, però diciamo che sono abbastanza confidente, anche abbastanza, diciamo così, confortata dal fatto che abbiamo un bel mucchio di aggiornate che possiamo allocare su quell'attività e sicuramente rientriamo un po' anche nell'impegno che non è stato previsto, no, del tutto sulle 2 giornate di docenza, però come ve l'avevo accennato, anticipato, la docenza era l'unico modo che avevamo per partire proprio subito, speditamente, altrimenti avremmo prolungato i tempi, ma soprattutto messo carne a cuocere e avremmo aperto anche ad altri, no, professionisti questa cosa. Invece io la volevo tenere ben serrata in modo da fare una call molto specialistica e molto tagliata sui vostri profili e quindi mi aiuterete a dettagliare meglio, in maniera più circoscritta possibile, diciamo, le vostre competenze affinché appunto ci saranno. Aspettate che tolgo un attimo la registrazione, che mi sono dimenticata. Metti in pausa.